dell'Ordine degli Avvocati d'Imperia, ho accettato di buon grado la richiesta di accredito dell'evento formativo odierno per l'assolvimento degli obblighi formativi dei colleghi. Devo dire che però leggendo il titolo di questo evento, per un attimo ho pensato che ci fosse quasi un intento provocatorio da parte degli organizzatori, perché parlare di legalità in questo contesto e soprattutto riferito al porto d'Imperia, diciamo, è una bella sfida. Questo lo dico anche provocatoriamente perché devo dire che io mi sono laureato nel 1992 in giurisprudenza e dal 1992 la tematica della legalità si ripete annualmente, di stagione in stagione, di scandalo in scandalo, pensando nel momento di trovare la soluzione, la panacea che consenta un po' a questa nazione di rimettersi in pista e soprattutto di essere presentabile rispetto agli investitori stranieri, come diceva l'assessore Cascino, che tra l'altro è un collega e che infatti ha colto proprio il problema della gestione della legalità nel nostro paese. Io voglio portare l'esempio personale di noi professionisti e proprio con riguardo al problema del porto d'Imperia. Noi oggi dobbiamo assistere dei titolari di posti barca, magari cittadini tedeschi, cittadini belgi o magari cittadini extraeuropei, che ci chiedono chi è il nostro referente attuale. È la Porto d'Imperia fallita, è il concordato preventivo della Porto d'Imperia SPA, è la Go Imperia SRL. Noi oggi abbiamo una sentenza di Corte d'Appello che ci dice che la declaratoria di Porto d'Imperia, la declaratoria di fallimento di Porto d'Imperia SPA è nulla, c'è un ricorso pendente in Cassazione. Ci sono delle decadenze della concessione demaniale che però è impugnata al TAR, per cui si dovrà aspettare una decisione al 18 di giugno. Quella decisione potrà essere impugnata al Consiglio di Stato. Il problema della legalità, a mio giudizio, non è tanto quello del rispetto della legge, ma è di come gestire e organizzare l'applicazione della legge. Quindi io auspico che i relatori odierni, visto che rappresentano un po' tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione del principio di legalità, ci spieghino e ci diano anche un aiuto nel capire come prima di tutto riformare il sistema della legislazione che a mio giudizio è ormai affetta da una schizofrenia e anche forse da una bulimia di produzione normativa, perché noi lo vediamo tutti i giorni come professionisti e qua porto la mia esperienza di civilista, ogni sblocca Italia, cresce Italia, salva Italia, porto una modifica ad esempio del codice di procedura.